un minimo. Io credo che anche questa sia la cosa che non è inquadrata in un quadro generale, ma è che mi si dice stia avendo un grande riscontro. Quindi sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Franco, magari la risposta in maniera assolutamente positiva a questo evento, e quindi diciamo andiamoci una scadenza, ma non tanto perché vogliamo dilazionare, perché diciamo che troppi siamo ancora qua, nel senso che ci daremo una scadenza. Se avremo raccolto anche dei fondi, magari possiamo già cominciare a dire che o li spenderemo per qualcosa che ci viene chiesto, o li consegniamo appunto direttamente a qualche amministratore molto sensibile. Io non avrei altro da dire. Un ultimo consiglio, quello prima parlavamo che sembrava addirittura da arrivo l'ok antisismico per lo Stellini, è arrivato nel frattempo. Però c'è un stanziamento di 420-430 mila euro, Io posso solo aggiungere, chiaramente mi unisco al coro di tanti che questa amministrazione, quindi parliamo di maggioranza di protezione di vita assieme, hanno risposto in maniera positiva su questi interventi. Chiaramente si fa grande anche del fatto che questi aiuti arrivino a destinazione, perché molte volte si pensa che magari vengano attrezzate, in questo caso l'amministrazione garante di tutto. Però vorrei focalizzare, visto che ha anticipato il sindaco il discorso dell'utilizzo tecnico, il fatto sui nostri stabili, non parlo solo di quelli comunali ma anche di quelli privati. Abbiamo effettivamente avuto un incontro la settimana scorsa con l'ordine degli ingegneri, i quali si stanno preparando anche loro, perché le richieste sono chiaramente, come sapete, sono tante, soprattutto dalle zone più colpite, gli ingegneri specializzati e con strumentazioni che possono, diciamo così, stabilire il grado di pericolosità non della scossa che va a venire, ma delle strutture nelle quali viviamo. Perché se è vero che la struttura scolastica o l'asilo possono creare un pericolo nel momento in cui i bambini sono a scuola, è anche vero che poi questi si recano a casa e magari se qualcuno abita in una casa un po' fatiscente, un po' agli anni, o che rischia qualcosa, chiaramente il rischio continua, perché non siamo ancora fuori dall'emergenza. La scossa di stanotte è stata delle 4,3, quindi non è che possiamo considerarci saldi e che la sfiga è capitata solo con una certa popolazione più vicina. Quindi io dico, speriamo che sia finito tutto, però cerchiamo di andare avanti, e qui chiedo l'intervento di tutta l'amministrazione, visto che ci siamo andati da fare per gli altri, anche per i nostri concittadini. In che modo? Praticamente sono stati distribuiti nelle case, anche nelle scuole, in piccoli opuscoli, della protezione civile per elencare le zone di raccolta nel caso di calamità. Io ho visto, penso che l'abbiano notato più o meno tutti, la confusione che c'è stata con il terremoto per esempio delle 9 di mattina, dove non eravamo per niente preparati, cioè ci ha colti chi sul luogo di lavoro, chi a casa, chi nelle scuole, e si è creato, non dico il panico, però molti avevano paura e non sapevano esattamente cosa fare. Diciamo che quelli che si sono comportati meglio sono stati in questo caso i bambini, perché appena avvisata la scossa, partita la scossa da parte degli insegnanti, sono andati sotto le loro scrivanie, i loro scrittori, e hanno atteso la fine della scossa per poi uscire ordinatamente nel cortile lontano dall'edificio. Ecco, questa per esempio è una forma migliore, che però non tutti noi per esempio abbiamo, cioè il 90% scappa dalle scale in quel momento e va magari sotto casa dove può cadere un cornicione. Quindi due pericoli, perché le scale sono comunque una zona molto pericolosa e il fatto di stare davanti a casa è ancora più pericoloso, perché può staccarsi qualcosa. Possono essere viste anche come banalità, però ripeto, ho visto delle scene di questo genere e quindi non vorrei, magari dando un'indicazione di come meglio comportarsi in quel momento, potrebbe essere utile a tutti noi. A tal proposito, con Pierpaolo stiamo organizzando sempre con la protezione civile, vedendo anche i tempi, e vediamo se organizzare questa sala oppure magari se vale la pena terra comunale, di divulgare ancora di più queste notizie e quindi rendere partecipe la popolazione di quello che è questo stato di emergenza, e magari elencare in una serata tutte quelle che sono appunto queste forme di prevenzione. Ecco, per quanto riguarda
quadro, quindi fabbricati, civili e anche produttivi, stiamo mandando avanti anche questo discorso per vedere che i nostri capannoni perlomeno possono essere sistemati se c'è la possibilità di farlo. E questo nasce chiaramente da un'indagine. Non è escluso che l'emergenza comunque l'abbiamo anche noi, non solo verso le zone terremotate, perché sapete che alcune scuole e dintorni hanno chiuso, a settembre non è che manchi tanto alla ripresa dell'anno scolastico, è vero, hanno appena finito, però non so se tutti gli edifici che sono stati resi inagibili, parlo in questo caso di scuole, possono riprendere l'attività scolastica nel giro di due mesi, quindi può essere che Nogara venga chiamato ulteriormente a prendere qualche classe in più, non lo so, io così adesso perché non vedo come in qualche mese si possono eventualmente mettere a posto tutte queste strutture, perché c'era un elenco molto lungo sul giornale anche di scuole e asili sul veronese in chiusura. Quindi la chiusura anticipata va bene, però la riapertura speriamo che sia molto severa, non sappiamo il momento quantificare, quindi prepariamoci anche eventualmente a questo. Come ufficio tecnico cerchiamo di fare il possibile e lo faremo anche in questi mesi estivi. Forse con un'ultima cosa di integrazione, perché fatalità la mattina nella quale si è verificata la scossa proprio, cioè sul pomeriggio dello stesso giorno nel quale si è verificata la scossa la mattina, su in quinta commissione, era prevista una quinta commissione in provincia, che è quella che si occupa anche dei dissesti idrogeologici, eccetera, eccetera, dove è stato inserito, data la gravità e l'ordine del giorno, anche la situazione comunque in ampio spettro sulla provincia di Verona. È nata una cosa abbastanza preoccupante, per questo faccio un appello anche al sindaco, io l'ho fatto come consigliere provinciale, però penso che un sindaco possa dare a maggior ragione l'impronta anche come primo cittadino, perché purtroppo in quei contesti dove anche gli stessi dirigenti scolastici si trovano in una situazione non semplice, si rischia che da un lato nascano tutte quelle voci non ufficiali di allarmismo che rischiano, uno, di far perdere la testa probabilmente anche agli stessi genitori, che sanno già da avere dei figli comunque all'interno di strutture scolastiche dove loro non possono intervenire perché magari è lavoro, quindi si affidano agli insegnanti, si affidano ai dirigenti scolastici, quali magari a loro volta vengono presi anche ovviamente alla sprovvista comunque in casi come quelli. C'è purtroppo, e questo l'abbiamo vissuto anche quella mattina, un rimbalzo forse di responsabilità, perché se da un lato il prefetto naturalmente manda delle comunicazioni in merito a quali sono le linee alle quali attenersi, è chiaro che l'emergenza di quelle situazioni fa sì che molto spesso i dirigenti scolastici, questo non parlo di un caso successo a Nogara, ma di un caso che è successo anche in alcuni territori magari della nostra provincia, il dirigente scolastico prenda come padrone di casa, concedetemi il termine, determinati tipi di scelte, magari anche dovute al fin troppo allarmismo da parte dei genitori in certi casi, e che il sindaco comunque come primo cittadino si possa trovare in una situazione magari di cercare di tranquillizzare la situazione, perché magari ha ricevuto voi dalla protezione civile, voi dallo stesso prefetto, notizie più rassicuranti, magari cercare un attimo di buttare acqua sul fuoco. Si rischia che di fronte magari anche alla tragedia che può nascere ci sia appunto questo rimpallare tra dirigenti scolastici, sindaco, prefetto, protezione civile, di responsabilità dove tutti alla fine sono responsabili e nessuno lo è. Quindi chiedo, come ho fatto anch'io formalmente anche all'assessore Di Giotto in quel contesto di quella commissione, che i sindaci comunque abbiano anche formalmente un documento dove la linea ufficiale è quella del prefetto e al di là che parli poi la protezione civile, che parli il sindaco, il dirigente scolastico, l'associazione o quel che è, ci sia una linea chiara che se è una si segue quella. Altrimenti si rischia magari che nascano delle tragedie forse ancora maggiori, perché un bambino che scappa per strada, magari perché scappa al controllo dati i momenti concitati, e rischi di più rispetto che a rimanere in condizioni di sicurezza all'interno dello stesso edificio. La mattina del SISMA, martedì, ho dovuto fare alle scuole, ho dovuto chiudere le strade come l'orario di chiusura scolastico, perché c'erano tutte le macchine che giustamente i genitori preoccupati hanno portato i figli, e c'erano gente che rischiava di andare sotto la macchina. Quello che dà un po' a pensare anche per il coordinamento centrale è che la mattina che è successo il terremoto, eravamo con Flavio, la scuola materna, eccetera, ci chiedevamo cosa è da fare. Telefoniamo, telefono di prefettura, ok? Come adesso non vorrei parlare
minuti in attesa, è fuori ufficio. Bellissima, cioè la prefettura non sapeva che indicazioni, ah, cosa facciamo? Apriamo le scuole, ci teniamo dentro, cosa dobbiamo fare? Nessuno sapeva niente. E questo è il coordinamento, non so, provinciale della prefettura, non so, adesso in realtà può succedere, uno che scappa a andare in gabinetto, in realtà sta 3 minuti in attesa, dopo quello della prefettura, quello che mi aveva risposto, mi fa guarda, non c'è nessuno. Perfetto. Cioè, sì, sì, ma brevemente condivido pieno quello che ha detto Simone, mi invito anzi, essendo in provincia, a darci tutti gli suggerimenti necessari, perché, ripeto, in questo momento a girare le linee politiche deve essere una famiglia unica. E mille volte magari le comunicazioni non passano, vediamo delle cose che magari possono essere risolte in altri modi, quindi i suggerimenti sono sempre ben accetti. Poi chiaramente quei momenti si usa un po' il buonsenso, perché non è che puoi star lì, però in effetti la comunicazione sarebbe alla base di tutto, e quelle volte ti trovi un po' spiazzato perché devi prendere decisioni in fretta e quindi magari rischi anche di non prendere quello giusto. Quindi qualsiasi cosa puoi sentire, magari il sindaco lo riferisci, perché in effetti la veridicità di un documento fatto dall'amministrazione è pesante in questo momento. Nella scorsa di quest'inverno, per esempio, mi hanno telefonato, io non ero a Nogara, e mi hanno chiesto chi aveva dato l'allarme del terremoto, perché a Verona erano tutti fuori dagli edifici, in zona industriale erano tutti fuori dalle industrie, e stavano evacuando le case di riposo di Bovone. No, ma in che modo hanno evacuato? Hanno messo i vecchi da... gli anziani dalle camere da letto nel corridoio. Sì, ma no, nel corridoio, quindi si fa conto che in caso di terremoto cosa cambia dalla camera da letto al corridoio, non cambia niente, però è arrivato, era freddo, perché dopo c'è anche questo fatto che coincide, no? Se succede d'estate è un conto, se succede che piove oppure che è gelo, fai più fatica a spostare la cosa. Quell'allarme era un falso allarme, ha coinvolto tutta la città di Verona e la provincia, non si sa ancora chi ha dato questo allarme, però chiaramente vai anche sul penale, sulla cosa del genere. Quindi creare confusione mentre noi cerchiamo di creare, di tenere caldo alla gente, c'è chi crea confusione. Quindi questi documenti sono essenziali, io penso che da parte dell'amministrazione che sia garante appunto anche in questo caso di ufficialità di discorso. Io ho fatto il giro alle 4:30 di notte quando c'è stato il primo scossa. Noi abbiamo una fortuna, insomma, che nel momento in cui giri il paese piccolo, nel giro del giro di un quarto d'ora riesci a contattare una cosa. Però la grossa difficoltà, abbiamo discusso anche con il precedente prefetto, la grossa difficoltà è che quando tu hai anche questi 20 sismici, poi inevitabilmente mille motivi, sono a carico, poi tutti vogliono sapere. Quindi quello che è la prima cosa di pensare è la questione psicologica, anche facendo il giro di notte, perché chi ha l'app ha immediatamente la scossa dove si è fatta, anche il fatto di dire è stata a finale miglia e non a Nogara, nei cittadini comporta il fatto di dire va bene, la mia sta qua, è sta forte, ma non è stata qua. Quindi, per carità, chi ha preso paura prende paura. Allora, col prefetto, una delle iniziative che stanno mettendo a punto è una seconda linea dedicata, riservata, che non sia a disposizione pubblica e quindi che vada con una linea non normale, una linea rossa chiamata, come se volete, su cui poi i sindaci dei comuni, la protezione civile e la prefettura abbiano immediatamente le 3 notizie fondamentali: dove c'è stata la scossa, se è allertata l'unità di crisi, se c'è da stare tranquilli o meno. Quindi credo che questa sia un'iniziativa che è stata suggerita al prefetto, che ha accolto, e speriamo che riesca a metterle in piedi, perché la prima fase della comunicazione è fondamentale. Perché anche le nostre scuole poi arrivi poi ad intervenire nel momento in cui da parte dei genitori, che è terribile,
niente reale che c'è stato magari durante il terremoto, che sono stati magnifici secondo me. Sì, cioè, buona parte del gruppo docente è riuscito a mantenere la calma, li hanno presi, ficcati sotto i banchi, e quindi sono bravi. Cioè, io devo dire che da questo punto di vista le esistenze che vengono fatte sono state consistenti, per carità, casca niente, quindi è più facile essere bravi. Però devo dire che sono stati bravi. L'unico incidente è di un insegnante che ha perso un attimo la testa e li ha mandati tutti fuori e cascando giù dalle scale un ragazzino è scivolato e si è bruciato il ginocchio. Quindi da questo punto di vista per dire che a volte la paura fa anche queste cose. Io credo, come diceva giustamente il Vicesino, informare ancora, dare il minimo di informazioni elementari per riguardo i terremoti, sapendo che se il terremoto è disastroso, che vuol solo fortuna, quindi, e probabilmente iniziare un'opera di, quando dicevo, un pronto intervento, anche i capannoni che cadono, ci sono dei motivi strutturali molto chiari, non è che sia, a volte c'è anche negligenza, molte volte sono leggi sono insufficienti, oggi gli interventi possono essere anche abbastanza facili, se non è successo niente da noi, da un po' più difficili, ma da noi possono essere facili, quindi noi dovremmo anche favorire un minimo di conoscenza, perché gli interventi strutturali possono essere rapidi e anche profondi. Quindi l'informazione è fondamentale, questo sostanzialmente. Credo sia anche fondamentale il fatto, per esempio, la linea di comunicazione con i responsabili degli istituti scolastici è stata di alto livello. C'è sempre stata comunicazione costante, quindi devo dire che la comunicazione personale ha funzionato. Speriamo che non c'era tutte le volte che c'è stato risolto. Va bene? Punto 8, abbiamo la mozione 5988 di Lucario Caresi relativa al bando pubblico finalizzato che sono decisiva. Poi potete leggere, per favore, o volete che. Sì, vado a leggere quello che è la questione che è stato fatto dal nostro gruppo. Permesso che l'attuale amministrazione comunale, il protocollo numero 1932 del 16-2-2012, ha pubblicato bando pubblico finalizzato al regolamento del rappresentante del comune in seno al consiglio di amministrazione della casa di riposo del Pizio San Michele, le candidature presentate entro l'anno stabilito dall'amministrazione comunale, quindi 29-2-2012, sono state 14. Le 14 persone hanno sostenuto nei giorni seguenti un colloquio col sindaco o con un suo delegato. Il nostro gruppo consigliare, il 28 febbraio 2012, ha protocollato un'interrogazione in merito alla nuova nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio di amministrazione della casa di riposo giustizia San Michele. Visto che l'assessore Brunelli, nell'interrogazione di cui sopra, quelli che parlano del consiglio comunale, abbiamo citato, in riferimento all'interrogazione d'oggetto, si comunica che l'esame delle proposte di candidatura verrà attraverso due fasi, l'una di esame di curriculum e l'altra attraverso colloqui diretti alla presenza del sindaco, il suo delegato e il funzionario comunale. Rilevando che ad oggi risultano superate sia la fase 1 che la fase 2, da quasi due mesi, ma anche di più di due mesi, e di 14 candidati non sono più stati contattati. Chiediamo se sia intenzione dell'assessore competente contattare nuovamente i candidati, se intende ritirare il bando come già avvenuto per un'altra proposta durante uno degli ultimi consigli comunali e se intende rispettoso il trattamento ricevuto a distanza di quasi due mesi dei candidati. Impegniamo il sindaco e l'assessore competente a contattare in tempi rapidi 14 candidati spiegando loro quali siano le intenzioni dell'amministrazione nei loro confronti. Consigli comunali, sicuramente dovrà rispondere io non tanto per togliere la parola all'assessore Brunello, perché io l'ho fidato in tutti io, cosa, anche se con la collaborazione in parte dell'assessore. C'è un'inesattezza perché le domande sono 14, i colloqui sono stati 13, in quanto poi uno dei richiedenti non si è presentato. Credo sia incoerente questa la questione. Devo dire che questa mozione ha dei fondi di verità, cioè nel senso che
una delibera che dava piena adesione al trasferimento di non autosufficiente all'ospedale e quindi di fatto vanificava per quanto riguarda i contrasti, perché non abbiamo mai avuto contrasti personali sulla conduzione della casa di riposo stessa, ma sugli obiettivi di un comparto che è quello sociosanitario. Tra l'altro nel documento stilato congiuntamente si andava anche a un superamento della stessa formula di conduzione della casa di riposo e con la formazione di un gruppo di lavoro per andare alla costituzione di una fondazione tra più enti per la gestione del comparto sociosanitario, non solo di Nogara ma anche probabilmente di alcuni comuni vicini. So che ha dato anche l'adesione, ci sono anche rapporti poi col comune di Gazzo su questa ipotesi di andare alla gestione più complessa del comparto sociosanitario. È evidente che questa ipotesi supera la discussione su quale possa essere la forma di conduzione del caso di riposo, che per quanto ci riguarda in questo momento può continuare ad operare. Resta il problema evidenziato dalla mozione di che fase di questo bando. Noi riteniamo che la disponibilità data dai 13 esaminabili, chiamiamola così, sul futuro dell'ospedale, quindi anche della casa di riposo, per quanto riguarda il funzionamento delle parti, queste disponibilità vanno considerate, noi le terremo in considerazione per quanto riguarda sia il gruppo di lavoro sia poi eventualmente sul consiglio di amministrazione della fondazione stessa. Quindi recupereremo domande, chiaramente non tenendo in conto quelli che hanno espresso chiaramente anche all'interno dei colloqui la diversità a queste ipotesi. Ci sono stati anche dei cosiddetti candidati che hanno detto chiaramente che l'ipotesi di trasferimento questo verrà tenuto conto delle cose. Ve lo leggo il documento che credo sia significativo anche di questo che stavo dicendo. Dice che la Giunta Comunale di Nogara e il Consiglio di amministrazione del Servizio San Michele, riuniti in seduta congiunta presso la Casa di Riposo di Nogara, considerate le linee programmatiche del GRUS 21, la volontà del Comune di Nogara di razionalizzare la gestione dei servizi sociali, l'esigenza della Casa di Riposo di Nogara di migliorare la qualità del servizio e dare soluzione a nuove richieste della popolazione anche con una collocazione diversa degli ospiti non autosufficienti presso la struttura dell'ex ospedale Stellini, riscontrata unità di intenti nel perseguire questo obiettivo riguardanti i servizi sociali e l'assistenza del genere del territorio, concorre